Forse sicuramente voleva partire in prima fila, però prima e seconda fila per noi è la stessa cosa. L'importante è essere pronti per domani. Lui sicuramente è pronto e vediamo un pochettino lui cosa ci racconta di questa giornata. Prima e seconda fila non è la stessa cosa, però no, c'è un po' il rammarico per questo. Ci ho provato in entrambi i turni. Purtroppo ho trovato un po' di traffico con la gomma da tempo. Siamo in molti a giocarcela, secondo me, come avevo già preannunciato alla presentazione del team. Niente, l'importante è essere lì e giocarsela, insomma. Abbiamo Ivan Goi che sta sempre di più trovando un buon feeling con questa moto, però non è facile perché è una moto nuova, molto molto potente e in qualche occasione ci mette in difficoltà, però pensiamo di essere sulla strada giusta per affrontare al meglio la gara di domani. E partiamo un po' arretrati, però io sono ottimista, sentiamo un po' cosa ne pensa Ivan. Eccomi, ciao a tutti. Niente, come già accennato un po' Stefano, abbiamo incontrato qualche difficoltà nel sistemare la moto nuova, però per domani abbiamo qualcosina in mente che ci potrà dare delle soddisfazioni. In più la gara è sempre diversa dalle prove e bisogna essere costanti per 13 giri e niente, insomma, quindi sono fiducioso. Vediamo di fare una bella partenza e poi vediamo come andrà a finire la gara. 600 stock, questa categoria nuova ci vede subito tra i protagonisti. Sapevamo che sarebbe stato subito molto competitivo, forse noi ci credevamo più di quanto ci credeva lui. Ha già girato più forte l'anno scorso, nonostante poco più di un mese che è risalito in moto per un intervento importante che ha fatto alla spalla. Domani parte in seconda fila, per cui sentiamo cosa ne pensa lui, Roberto Tamburini. Ciao a tutti, mi chiamo Tamburino Roberto. Beh, le prove sono andate abbastanza bene, dai. Ho cercato di fare il mio meglio, domani cercherò di fare una buona partenza e di stare lì con i primi. Matteo Lettieri, per noi ha fatto un bel turno di prove, lui è un pochettino forse deluso dalla posizione in classifica, ma secondo noi non sta valutando invece e non sta dando valore ai buoni tempi che ha fatto registrare e ai progressi che ha fatto da quando è salito su questo quattro cilindri. Matteo, cosa pensi di questa prima giornata di prove ufficiali del campionato italiano? Penso che non siano andate benissimo, sicuramente ho avuto un po' di sfortuna, ma allo stesso tempo sono migliorato giorno per giorno e di questo sono contento, però non sono molto contento perché potevamo andare meglio. Siamo sostanzialmente soddisfatti di questa prima giornata della prima prova del campionato italiano, prima giornata di prove ufficiali. I risultati che abbiamo ottenuto e che i ragazzi hanno conseguito non danno ancora del tutto soddisfazione a quello che ci aspettiamo, però siamo molto fiduciosi per le gare di domani. Ci auguriamo che il tempo ci dia un aiuto, speriamo anche che tutti i ragazzi sappiano affrontare con la giusta determinazione le gare e poi vediamo domani sera e ci confrontiamo domani sera. Continua a guidare come il bianco sono aperto e il pubblico che intendesse diciamo così accomodarsi un lo può fare serenamente. Allora, siamo rimasti con Daniele Rossi in Bergamasco, Honda del team Frank Damasco, Gabriele Poma, decimo tempo con lei.